siamo un po', insomma, inseriti all'interno anche di quello che prima Monsignor Denisi affermava. Io do il microfono al nostro Oreste. Oreste che parla anche di sentimentalismo rievocativo. Nel testo si parla di un terremoto che veniva praticamente visto, no, come questa sfersa dell'ira del Signore che doveva incombere, doveva stravolgere gli eventi. E poi si parla anche di archetipi. Io vorrei che si soffermasse anche su questo: l'archetipo maschile e femminile, i luoghi delle bambine, i luoghi dei bambini, e quindi la necessità che in questo territorio occorreva costruire questi luoghi, no, di aggregazione. Oreste, prego. Tanto grazie. Grazie all'Associazione delle Muse che mi ha dato questa opportunità, grazie alla direttrice dell'Archivio di Stato per avermi inserito in questa manifestazione europea. Grazie a Don Denisi, che è il mio padre spirituale che dietro mi spinge a scrivere in teatro, perché non so scrivere altro se non è in teatro, della nostra storia. E la Chiesa è importante nella storia regina. Avevamo qualche anno fa scritto, su indicazione di Don Denisi, Servo inutile, tratto dalle confidenze di un vescovo, Aurelio Sorrentino. Dopo l'abbiamo anche rappresentato con un buon successo, con un bravissimo attore, Reggino, ma che abita a Napoli, Ferrante. E lì vedo il dottor Azzalà che mi dice: dopo che hai scritto di un vescovo, devo scrivere anche di un santo, del nostro santo, di San Gaetano Catanoso. Beh, mi sono venuti i brividi, perché vedete, il teatro si fa sul palcoscenico, non si racconta il teatro. Il teatro si svolge sul palcoscenico con persone vive che fanno rivivere i personaggi, e quando si mette un personaggio sul palcoscenico, e mettere un santo sul palcoscenico è molto difficile, per non banalizzarlo, per non ridicolizzarlo. E quindi ho avuto paura, ma Don Denisi mi ha incoraggiato e mi sono messo all'opera, grazie al pastor Dorotea, che mi ha aperto l'archivio delle suore Veroniche, e ho letto per un anno, ho letto tutto quello che mi hanno dato da leggere, perché non volevo scrivere una biografia del santo, ce ne sono tanti. Io faccio teatro perché attraverso quest'arte desidero dare due contributi alla mia città: quello di creare, di contribuire a creare un teatro regionale calabrese che non esiste, e quello di rinfangare la memoria che stiamo perdendo. Questa città rischia di non avere più un'anima, e noi abbiamo l'obbligo di dare ai nostri giovani quelle dritte di un nostro passato, di una nostra storia, e qui siamo dentro, come dire, il luogo dove viene conservata la memoria. Ecco perché sono felice stasera, perché è in simbiosi con le mie aspettative. Ecco, e ho cercato di trarre l'uomo, gli uomini, nel loro tempo. E il cardinale Portanova, anche se non è un personaggio che vive fisicamente sulla scena,
è il personaggio che guida i tre sacerdoti, i quattro sacerdoti con Don Orione, perché alla base di tutto c'è la formazione. Tutti possiamo essere santi, tutti possiamo essere buoni, ma se poi non abbiamo la coscienza, la percezione, la cultura per poter capire qual è la nostra strada, il nostro mandato perché siamo nati, e allora diventa difficile cogliere questa essenza o l'essenza della santità. Padre Gaetano Catanoso, non l'ho chiamato San Gaetano Catanoso perché nel suo tempo era Padre Gaetano Catanoso, non potevo dire San Gaetano Catanoso, visto che il periodo storico va dal dopoguerra fino al 13 di luglio del 1935, che è il giorno della vestizione delle prime sei suore del Volto Santo, veroniche del Volto Santo, nel monastero della Visitazione in via Reggio Campi. Lì sono state le prime tre suore che hanno vestito l'abito delle veroniche del Volto Santo. E il canonico De Lorenzo, che fa voto di umiltà, infatti si apre la scena con il voto di umiltà di questo dotto sacerdote, il primo sacerdote della diocesi, laureato con Giovanni Pascoli, che passeggiano sulla via Marina di Reggio e parlano di filosofia. Capite qual è la profondità del nostro passato? Non so se nelle scuole hanno questa percezione oggi, ragazzi. Che fa questo voto di fronte al crocifisso di umiltà, perché a un certo punto, quando il vescovo lo manda come parroco alla Candelora, che per lui era una bicocca, quasi un luogo, come dire, non alla sua portata, ricco, istruito, dice mi manda qua, ma... E poi si rende conto che il vescovo, il cardinale, l'ha inviato proprio lì, perché lui potesse fare quella pastorale spogliandosi della sua superbia. Ecco, lì pare che il Signore subito gli manda, come dire, la prova. Arriva il vecchietto storpio che gli chiede la carità in un giorno di pioggia, scalzo, e gli chiede che sia successo il terremoto. E qui è bellissimo, volevo solo leggerlo, solo poche righe, perché gli spiega come è arrivato quell'attimo alle 5:20 del mattino. Ve lo leggo solo poche righe. Voleva l'attore. Scusa. Applausi.
Allora, dice, quindi non sei solo, per fortuna, si è salvato anche tuo figlio da quella grande sciagura. E il povero gli dice, da stanza avevamo a dormire tutti qua, giunto letto randi, a figliona giurato i miei mugieri, mico rumelato. Ma io ero appena iasato e mi stava preparando per ieri a lavorare. Mico si svegliava e con l'occhio carruoso venne e mi disse che aveva fame. Ci stava tagliando a parte lo coro, la colazione, casi da prima, Mario Zeta mia, guarda il quadro della Madonna e si fa il segno della croce, mi preparavo un sato con patate bugliute in aiunta e olive sengate. Non fece in tempo manco un ciuporcio che ruò un ferro, una botta tanto forte che pareva una cannonata e subito i mura si misero a tremare come fogli o vento. Mario Zedda, Rossigli, te gridai, terremoto, terremoto, che appai te braccio amico che aveva solo 2 anni e mentre fuiva per fuori un tetto non cadeva ancora, restammo incagliati sotto la trave di legno senza mentre potevamo muovere. A voce china chiamava a mia moglie e a mia figlia, Mario Zedda mia, fatti sentire, ma niente, manco nociato, per 3 giorni restammo all'acqua vento sotterrati, patimmo freddo e a fame, per tutto tempo priaia Maronna, o Signore tutti i santi, e ci diceva, facetemi stare a zero, pigliatemi a mia, pigliatemi a mia vita e salvate a ieri. Ma non mi possono sentire. Ecco, questo è... penso che venga l'idea di quell'attimo, di quella tragedia. È ovvio che questo mi è servito, perché questo l'ho inventato, non l'ho letto da nessuna parte. Mi è servito perché dovevo entrare nella volontà di questo sacerdote di creare un luogo di ricovero per i ragazzi, perché a Reggio a quell'epoca ce n'erano tanti collegi, tanti luoghi per le ragazze, come San Gaetano dove c'era Suor Crocifissa Cosacchio che ricoveravano le bambine, ma non c'era un luogo per i maschietti. E quindi ha pensato appunto poi di fondare la collina degli angeli. E per finire, perché non la voglio fare lunga, naturalmente poi c'è il canonico Calabrò, Giovanni Calabrò, parroco di Condro, un mistico, un parroco che poi chi vuole può leggere l'opera, un parroco che è morto nel 1929, il De Lorenzo è morto nel 1921, mentre il Calabro è morto nel 1929. Prima di morire lui ha predetto 2 guerre, quella dell'Africa 1934 e la seconda guerra mondiale. Inizierà una guerra nel 1939 e finirà nel 45 e sarà devastante. E poi abbiamo Don Orione come protagonista che prende l'eredità di Lorenzo. Tra questi c'è Elena Naldi, che abbiamo sentito dai 2 attori, che porta il culto del Porto Santo a Reggio, Elena Naldi, che questa nobile donna napoletana che aiuta anche economicamente De Lorenzo
per fondare la collina degli angeli. Sono tutte notizie che ormai ci siamo dimenticati. Il padre Catanoso, alla morte del Lorenzo, subentra nella chiesa della Candelora. Questo mi ha consentito di avere l'unità di luogo per raccontare la storia, altrimenti sarebbe stato più complicato drammaturgicamente parlando. E ha continuato il lavoro del De Lorenzo e ha fondato queste suore veroniche, perché quando era a Pentidattilo e andava in quelle zone pedamontane dell'Aspromonte, trovava la desolazione, ragazze principalmente per le strade, senza nessuna cura, chiese abbandonate, parroci anziani senza assistenza. E così come c'è tra il De Lorenzo e il padre Catanoso, c'è una vita quasi parallela. Il De Lorenzo, quando ha fondato la collina degli angeli, cercava una congregazione religiosa per affidarla e nessuno è voluto venire a Reggio. Poi soltanto Don Orione ha accettato. Anche padre Catanoso cercava una congregazione femminile per venire a Reggio, dice, però volevano la casa bella, il giardino, tutte le comodità, a Gambarera non ci porta il caffè al mattino, volevano tutte queste cose, dice no, solo i poveri possono aiutare i poveri. E allora ha fondato con le persone umili, prima della zona ionica, della parte sua, e qui ho colto, e vado verso la conclusione, la storia di Suor Dorotea, di Roccaforte del Greco, che fino a 19 anni zappava la terra. Suor Dorotea, lo dico perché lo dice lei, dice io zappava la terra, quindi sono una persona umile, che quando era ragazzina e andava in campagna, in primavera io rimanevo esterrefatta, stupita nel vedere che gli alberi rinascevano, si riempivano di gemme e di fiori. Dice, dal ramo secco fiorisce, il ramo secco fiorisce. Allora ci deve essere qualcuno in alto che ci guida, che governa tutte queste cose. E questo è Dio, e io voglio incontrarlo, questo Dio, e forse facendomi suora posso incontrare Dio. Però per fare il noviziato si pagavano soldini, lei era una famiglia povera, non poteva, fino a quando non è arrivato qualcuno e gli ha detto, guarda, c'è un padre lì a Reggio che non guarda nelle tasche, guarda nel cuore delle persone, puoi andare lì, ti puoi fare suora. Parla col genitore, gli dice, un genitore da me a casa, non si face prete, non si face monaca, va bene fino a che campo io. E quindi questa si è sentita perduta e un giorno scappò di casa per andare a trovare il padre Catanoso. E il papà, quando si è reso conto di questa scappata di casa, è andato a trovarla. Dice, mamma mia, ora che il mio padre mi ammazza. Dice, salvatemi voi, padre, non mi abbandonate. Padre Gaetano Catanoso dice, non ti preoccupare, preghiamo, ma figurati. Lui non si preoccupava mai. Quando arriva questo maccione, perché me l'ha indicato come una persona, suo padre, alta, robusta, faceva il minatore in Belgio, e quando arriva di fronte padre Catanoso, lo guarda, si inginocchia, cade in ginocchio per terra, gli chiede perdono e gli dice, figlia, Cristo è veramente un santo, puoi rimanere. Quindi c'è questo riconoscimento di santità già prima, ante litteram. È bello come cosa. E poi chiudo con un fatto mio personale.
e lo so che Don Denis non è tanto d'accordo, qui c'è stato un po' di contrasto. Io sono un figlio di un trovatello, mio padre è stato un trovatello, gli hanno messo cognome Arcolto, non so come, gli potevano mettere anche Esposito, no? Gli potevano mettere Milano, Rocca, Genova, che ne so, gli hanno messo Arcolto, nome importante, boh. Ma questo poi ve la racconto dopo, questa. Quando mi invito dalle muse vi racconto una storia che ha dell'eccezionale. Allora, mio padre è stato deposto il 27 novembre del 1910 sulle scale del Duomo di Reggio Calabria, con mezza medaglietta della Madonna del Rosario e mezza copertina. Ovviamente mio padre si chiama Rosario, si chiamava Rosario perché è morto nel 1990 ed è morto il giorno in cui facevamo il premio Giangurgolo, dove Saverio Strati era il presidente della giuria. E allora, siccome per un'altra storia che non vi racconto, che ha dell'eccezionale, legata a un'opera teatrale che Gli amori di Don Angelo Falpetti, mi è stata fatta una rivelazione, può darsi che non è vero niente, però sapete, uno se la piglia, ve la dicono, e la cosa se la piglia, che mio padre era figlio di un sacerdote. E allora, ma non era questo importante, importante era sottolineare, come dire, l'accoglienza di padre Catanoso e questo forte sentimento sacerdotale. Questo mi è servito per sottolineare questi due aspetti, ovviamente, però ci ho messo mio padre qua dentro, non è che non è male, no, come riferimento personale. E c'è una signora che va a confessarsi, e questo è fatto vero, perché tutto quello che c'è scritto qua dentro è tutto vero, tutto realmente accaduto, tranne il vecchio storpio che l'ho inventato io, tutte le altre cose, magari le date sono un po' differite, perché mio padre è nato nel 10, ma poi qua l'azione si svolge già nel 30, diciamo così, però mi è servito questo. Allora questa signora va a confessarsi e gli dice: sapete padre, sapete cosa è successo? Allora dico: figlia, se tu non me lo racconti io che ne so cosa è successo. Hanno trovato un bambino sulle scale del Duomo, aveva questa mezza medaglietta, l'hanno chiamato Rosario, meno male, così l'hanno affidato alla Madonna, l'hanno portato nel nostro istituto, no? Lui era preoccupato di questo, dice: sapete, si dice che era figlio di un sacerdote. Allora a questo punto padre Catanoso la rimprovera: non bisogna mai parlare male dei sacerdoti, perché i sacerdoti sono la via che ci portano in paradiso. Ora fatti il segno della croce e confessati. E finisce così la storia. Grazie. Volevo ringraziare la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, che mi ha dato il contributo per poter stampare l'opera. Naturalmente le voti e Stefano Iorfrida, che io ho voluto che facesse un'introduzione al libro, perché reputo che sono le due associazioni vive in questa città, il vescovo Santo Marcianomo e mio fratello Gaetano, che in questo momento è stato lui che mi ha invogliato, che mi ha aiutato anche economicamente, e che in questo momento è in coma farmacologico e speriamo che si svegli presto. Grazie.
Grazie Oreste. L'abbiamo tenuta proprio per questo momento. Mi è piaciuto il riferimento alla tua biografia, al contesto, e guarda caso anche l'avvocato D'Agostino, la vicepresidente, ha un piccolo episodio che è legato alla storia di padre Catanoso, è una storia familiare, quindi un personaggio che detiene un po' il senso della famiglia. Quindi prego Francesca. Allora, devo dire questo: la famiglia di mio padre era molto devota al padre Gaetano Catanoso. Tant'è vero che noi, non so come, in quali circostanze, mio padre e suo fratello conobbero le prime suore del Volto Santo. Madre Anastasia, io mi ricordo, che viveva a Pellegrina, mi pare, forse era proprio Pellegrina, eravamo piccole e noi andavamo spesso a trovarli. Insomma, proprio perché devoti di padre Gaetano Catanoso, loro, che noi siamo originari di un paese, della provincia serrata, vollero portare appunto le suore del Volto Santo a Serrata, e così venne creato appunto l'asilo del Volto Santo. Un giorno ricordo che mio padre era in casa e scivolò, perché mia madre aveva passato la cera, quindi poveretto ha preso uno scivolone tremendo, tanto che fu portata a letto, arrivò pure il medico, insomma si era fatto veramente male, forse si era rotto anche qualcosa, sicuramente si era rotto qualcosa. E va bene, insomma, si mise a letto e basta, molto dolorante. A un certo momento chiamò tutti a rassegna, mia madre, e volle che chiamasse le suore. E così fecero, chiamarono le suore, e lui disse che mentre era nel torpore del dolore, vide padre Gaetano Catanoso, il quale gli disse che praticamente doveva ritenersi fortunato, che non era successo nulla e che si poteva rialzare. Questo ci fu anche un medico che aveva verificato che invece si era fatto seriamente male, tanto è vero che quando poi fu fatto il processo di beatificazione, lui innanzitutto prima rese questa sua testimonianza, e dopo fu chiamato pure e diede questa sua testimonianza. Quindi vi devo dire con molta anche... Ho ascoltato io. No, non ci posso credere. Io ho fatto il processo per tutte e due i miracoli. E allora... Allora lei, voglio dire, io ho detto una cosa che appartiene al mio privato, anche della mia famiglia, e l'ho detta perché l'avevo riferita a Peppe, e sono veramente strabiliata, ecco, che tutto questo sia tutto, non è un caso. La dottoressa Ditti con lei, ci tengo. Dottoressa, dov'è? Allora, avete visto questo bellissimo impaginato che, al di là della locandina che il nostro Pierfilippo Cucca ha realizzato, poi dimostra, ecco, l'attenzione dell'Archivio di Stato per questo evento. Documenti inediti che la dottoressa sapientemente ci commenterà affinché noi possiamo godere poi della visione in presa diretta della mostra. Prego, dottoressa. Ringrazio tutti. Benvenuto. Incomincio dal titolo della mostra, Pietre di Carità. Il titolo ci è stato suggerito dai documenti, perché noi, per arricchire questo evento, abbiamo pensato di trovare qualche documento che potesse illustrare la storia di questi sacerdoti. E stranamente, per la prima volta siamo riusciti a trovare le fonti che raccontano dell'opera di Don Orione a Reggio Calabria. Più volte in passato, anche per l'anniversario del terremoto, avevamo cercato insistentemente qualcosa, ma nulla era venuto alla luce. C'è qui l'ex direttrice dell'archivio, la dottoressa Baldessarro, che ha tenuto lei stessa una relazione su Don Orione, però con le pochissime fonti che allora eravamo riusciti a trovare. Oggi invece la mostra è stata allestita con tutti questi documenti che potrete vedere, perché abbiamo ricevuto da poco il versamento dell'archivio del Genio Civile.
un archivio che certo non parla dell'anima delle persone, che racconta soprattutto della storia degli edifici di Reggio, proprio attraverso la storia degli edifici di cui si è servito Don Orione per portare il suo aiuto soprattutto ai bambini abbandonati, che noi abbiamo potuto raccontare l'anima che c'è dentro queste pietre, per questo pietre di carità, perché accanto ai progetti degli edifici c'erano le relazioni che spiegavano il perché veniva realizzato in questo progetto. E quindi abbiamo potuto, tutti i testi che voi leggete nei pannelli sono tratti dalle relazioni presenti nei progetti degli edifici. Quindi possiamo dire che anche i fondi che possono sembrare più tecnici, di fatto raccontano sempre l'anima delle persone, perché questo è il mistero dell'archivio, diciamo. E questo, ma quello che emerge soprattutto attraverso le piante di questi edifici è la lungimiranza e la voglia di speranza di Don Orione, che accanto all'istituto che accoglieva gli orfanelli creava subito la scuola per istruirli e i laboratori per avviarli al lavoro, per dargli un futuro sicuro. Infatti nei testi che poi abbiamo letto per arricchire la mostra abbiamo trovato dei riferimenti che parlano che dell'occupazione che hanno trovato tutti questi orfanelli che si sono formati presso queste scuole, soprattutto a San Prospero, una realtà che molti di voi ricordano. E allora, brevemente, tre sono gli istituti che sono illustrati. L'istituto di San Prospero, la casa di San Francesco da Paolo, dove anche le mie figlie hanno frequentato l'asilo, e l'opera di Sant'Antonio, l'opera antoniana. E come nasce l'istituto San Prospero? Si deve, diciamo, alla generosità del Papa, che invia subito dopo il terremoto un delegato pontificio, Monsignor Emilio Cottafavi. Questo sacerdote giunge a Reggio tra le macerie del terremoto e dopo aver avuto ospitalità tra i ruderi dell'arcivescovado decide di costruire una casa per ospitare la delegazione pontificia perché potesse operare con efficacia. E allora ha realizzato questo villino in via Trabocchetto II dove si è fermato con i suoi collaboratori e ha realizzato e ha ricostruito le chiese, le canoniche e gli asili in tutta la provincia. Dopo un anno, finita quest'opera, già dopo un anno e mezzo, quindi mi pare che nel giugno del 1910 lascia Reggio e dona il villino a Don Orione perché lui potesse aprire una scuola per i ragazzini del centro città, quindi anche per i ragazzini non proprio poveri, ma che avevano bisogno di continuare la scuola, di istruirsi. E Don Orione avvia subito questa attività e accanto inizia pure l'opera di assistenza per le bambine a Tremolini, dove organizza anche l'oratorio domenicale e la scuola serale per i bambini del Rione. E poi ecco che si intreccia tutta questa vicenda con Salvatore De Lorenzo. Abbiamo sentito la grandezza di quest'uomo, già nel 1918 capiva che sarebbe morto, era gravemente ammalato e decide di donare a Don Orione la collina degli Angeli che lui aveva già acquistato e sulla quale aveva costruito delle baracche per ospitare i bambini della Lega Angelica. E così Don Orione accetta. E tra i nostri atti della conservatoria abbiamo trovato il testamento, la trascrizione del testamento con cui Don Orione lascia in eredità, con cui, scusate, Salvatore De Lorenzo lascia in eredità a Don Orione
la collina degli angeli, e da lì ecco, continua tutta la storia. È una storia bellissima, una storia diciamo di carità, per questo abbiamo dato alla nostra mostra il titolo Pietre di Carità. Vi ringrazio, arrivederci. Grazie alla dottoressa che naturalmente ci porterà poi ad approfondire meglio quelli che sono i documenti esposti. Io non so se qua dentro c'è qualcuno che è legato alla famiglia di padre Catanoso o qualcuno che ricorda qualcosa, un episodio eccetera, e lo vuole condividere. Non so se c'è qualcuno che voglia fare un riferimento particolare. Sentivamo prima diciamo della dottoressa Baldassarro, prima sentivamo, io la saluto, buonasera, già direttrice dell'archivio. Vorrebbe contribuire anche lei a dire qualcosa sull'argomento? Abbiamo sentito prima che lei si è occupata. Quindi al testamento di Lorenzo attinente praticamente poi. Bene, grazie, quindi la salutiamo sempre con grande piacere. Clara Condello, prego. Io volevo dire questo. Al microfono, perché sennò non si sente. Quando hanno fatto il nuovo santuario, cioè quando hanno aperto le suore, l'auditorium, così. Diciamo che sono state molto aiutate da mio marito per quello che riguardava le fotografie, insomma il montaggio di questo. Ho potuto conoscere bene alcune suore. Ho conosciuto anche la prima suora Anastasia, che era già mattina. Comunque, una delle prime suore mi ha raccontato alcuni episodi di padre Catanoso. Ed io sono molto emozionata quando ne penso. Cioè, ha raccontato che un giorno è arrivata una signora che tutti conoscevano di facili costumi e voleva parlare con il padre. L'allontanavano, però lei chiedeva di poter parlare con padre Catanoso. Alla fine l'hanno fatta entrare. E quando è uscita gridando e piangendo: questo è un santo, non è un uomo, è un santo. Possiamo immaginare che cosa è. Molti altri episodi, ora non ricordo bene, anche il fatto che lui tenesse sul suo scrittoio un teschio. E anche le suore dicevano: ci fa un po' impressione questo teschio, invece lui lo teneva lì per far capire questa è la vita. Bene, grazie Clara Condello. Beh, noi siamo in conclusione. Anche Monsignor Ferro lo chiamava l'uomo con il rosario in mano, no? A padre Catanoso, aveva dava questa definizione. Un piccolo particolare prima di concludere con una lettura del testamento di De Lorenzo. Monsignor Denisi, prego. Io mi sono confessato tante volte con padre Catanoso, perché era il padre spirituale di noi seminaristi negli anni 1942 in avanti. Lui aveva un confessionale, un confessionile, un inginocchiatoio con un teschio. Noi ragazzi ci spaventavamo naturalmente del teschio, ma lui diceva: non vi spaventate, perché lo metto qui per ricordarvi che anche voi un giorno sarete così. Però lui aveva il diabete negli ultimi anni, per cui si addormentava con facilità. Noi seminaristi, birichini, cominciavamo a sciorinare i nostri peccati, lui si addormentava, noi continuavamo a dire i peccati, quando finivamo lo stoccavamo, lo svegliavamo, e allora lui si riprendeva, alzava la mano, subito ci assolveva senza aver sentito che cosa avevamo detto, e noi eravamo contenti di avere un'assoluzione facile. Pregherei, appunto, noi concludiamo con... c'è qualcuno che vuole... Se il Monsignore ci racconta quel fatto di Monsignor Catanoso.
il fatto di quei due ragazzi si dovevano sposare e poi è andato il padre con la storia là. L'episodio dei ragazzi che si dovevano sposare, stanno chiedendo, io la disconosco questa storia, Monsignor Denisi, lei la sa? La racconta lui che l'ha scritta. Sì. Il ragazzo che si doveva sposare perché il padre non voleva. No, è di Sor Dorotea che si doveva fare suora, non che si... Di Sor Dorotea probabilmente. No, no. Qui Oreste non lo ricorda, scusate un attimo, se no ci perdiamo che abbiamo i tempi ristretti. Allora noi concludiamo con la lettura del... Ah, prego! Dottore Bagnato, studioso qui dell'archivio, prego. Io avevo tante intenzioni di intervenire, però di intervenire, però evidentemente sono stato richiamato dalle circostanze, infatti gli ho scritto il libro e il libro l'ho dato a lei pure, e questi episodi del matrimonio che padre Catanozzo è riuscito a sistemare, perché il padre, cioè c'era stata una ragazza, io non sono abituato a parlare, io scrivo, però c'era più una ragazza, però il padre di lui non voleva che sposasse questa ragazza. Ecco qua. Mi ricordo perché io l'ho scritto un tanto tempo fa, l'ho scritto, a un certo momento è andato padre Catanozzo e gli ha detto: se questa ragazza fosse sua figlia, lei si comporterebbe in questo modo? Al che lui dice: no, certamente di no. E allora perché pretende che questa ragazza non sposi suo figlio, malgrado quello che è successo? Ebbene, questo è accaduto, il matrimonio è avvenuto e gli hanno portato anche i confetti con la bombola. L'anno 21 ti porteranno i confetti. C'è un altro episodio, mi sembra quello del teschio. Allora, quello del teschio, lui a un certo momento doveva recarsi in un paese vicino e doveva attraversare un torrente. Questo torrente era in piena, lui era a cavallo di un asinello e con la pena alle acque stava per cadere. A un certo momento è intervenuto quello che lo accompagnava, l'ha sostenuto, finalmente hanno attraversato il ruscello. In quella circostanza no, allora lui naturalmente è salvato, certo, è tornato a casa trovando la mamma che era in apprensione, dice: mamma, perché l'ha trovato? Allora mi ricordo, lui vicino ha trovato un'altra casa, dopo l'episodio che era tutto bagnato, un precedente, eccetera. Ha trovato un'altra casa e gli hanno dato dei vestiti e si è tutto cambiato. Quando è tornato a casa, la mamma l'ha vestito, l'ha visto, non vestito, come al solito, con i pantaloni, e dice: perché io mi voglio spogliare, non voglio fare più il prete. Allora è successo. Potrei dire altro, non mi ricordo bene perché il libro l'ho scritto 15 anni fa. No, giustissimo, perché come vede abbiamo trovato subito il nostro aggancio. Beh, noi, dottoressa Vada, sarà un grande piacere con noi, prego. No, volevo ricordare, raccontarvi un episodio strano. Un giorno è venuto un vecchietto qui e ha cercato il certificato di nascita di padre Catanozzo nel nostro stato civile. Noi naturalmente abbiamo fatto come al solito, ci siamo apprestati subito a servirlo. Era il fratello.
ed è stranissimo, perché il giorno dopo è venuto e ci ha portato una pezzotta di formaggio. Volevo raccontarvi questo episodio. Quando si è brava gente, poi anche nel farsi, insomma, si è umili anche in questo. Beh, noi ci riserviamo magari di dare un altro appuntamento. Io intanto vorrei ringraziare la dottoressa Maria Fortunata Minasi, che ci ha dato questa possibilità di firmare questo protocollo, e presto ci saranno altre novità attinenti anche all'archivio di qualcosa che faremo assieme. Monsignor Denisi, vi devo dire che io stasera ho parlato prima con Monsignor Denisi e mi ha arricchito, perché devo dire mi ha dato testimonianza attiva e fattiva del nostro operato, e l'applauso noi delle Muse lo dobbiamo fare a lui, non solo per quello che ha detto, però vi posso dire che prima ha parlato con me in privato e mi ha piacevolmente, insomma, arricchito, mi ha anche incoraggiato a continuare, perché poi quando si semina bene, ben si raccoglie. Quindi grazie Monsignor Denisi. Grazie ad Oreste Alcotti, che ritroveremo sicuramente più in là, per aver dato alle stampe un testo che tra l'altro ci sono tantissime indicazioni, il fatto stesso che Monsignor Denisi è partito dalla figura del Cardinale Portanova ha dimostrato la ricchezza di un testo che nella sua unicità ha una poliedricità di intenti, perché ognuno di loro, ogni personaggio può raccontare qualcosa da un punto di vista storico, ma anche, come avete visto, come la dottoressa Ghindemi diceva, da un punto di vista architettonico, perché dietro questi uomini poi parlano le architetture, parlano i luoghi, parlano i segni. Se non sbaglio qualcuno, padre Catanoso lo chiamava il tabernacolo di Dio, ecco, tanto per veniva anche definito in questi termini. Noi concludiamo con il testamento di De Lorenzo. Noi, il nostro appuntamento prossimo delle Muse, il dottore Bagnani l'ho stimolato a qualche altra cosa. Dottore, venga qui. E noi siamo qui, siamo in archivio e approfondiamo. Dottore, ormai. Allora, prego. Tornato a casa, dopo un po' di giorni, torna sul luogo per vedere un po'. Dice, voglio vedere cosa è successo qua, come è successo. E trovo un teschio. Un teschio, lo raccogli. Che fa? Si diceva che potesse essere, non lo so, di qualcuno, forse qualcuno assassinato lì, qualcuno ha fatto fuori via. Comunque l'ha portata a casa, dice, l'ha pulito per bene e l'ha messa. Ecco, il fatto, le origini del teschio. Abbiamo chiuso questo argomento, dottore, tranquillo. Così come c'era anche qualcuno stasera che faceva appunto riferimento, Monsignor Denisi, anche al culto alla Madonna appunto del Buon Consiglio, no? Quindi insomma ci sono state varie indicazioni. Il prossimo appuntamento delle Muse, prima di concludere, noi, guarda caso, domenica prossima abbiamo la nostra prima teatrale, caro Oreste. In quel del comune di Staiti faremo la nostra figura. Recitiamo un testo che si chiama Trisulina, già il testo scritto dalla nostra Clara Condello, recito pure io, Monsignor Denisi, quindi non le dico, insomma, col nostro gruppo come saremo attenti. Quindi nella piazza principale di Staiti domenica prossima facciamo questa prima extramenia, tanto per vedere l'impatto che abbiamo con il pubblico e la nostra prima esperienza. Quindi noi i soldi saranno informati. Voglio anche salutare la nostra nuova segretaria, che è la professoressa Mimma Conti, che è presente stasera, li ho chiamati tutti, stanno facendo un lavoro di squadra tutti, quindi è bene che la squadra deve essere gratificata. Prego, grazie a tutti e buona serata, e sentiamo questo testamento come viene descritto appunto dal dottore Arconte. Il canonico Salvatore De Lorenzo va verso lo scrittoio e da un cassetto tira fuori una cartellina. Ci vuole una fede matura per affrontare situazioni di questo genere. Qui ci sono i documenti notarili con i quali dono la collina degli angeli alla piccola opera della Divina Provvidenza.
nonostante l'oneroso impegno che già abbiamo a Reggio, con la scuola per fanciulli a San Prospero e a Tremolini, dove nella chiesa di San Francesco sono stati avviati il ricreatorio festivo e la scuola popolare diurna e serale, non potevo non accettare l'offerta di questo ulteriore impegno. Don Salvatore apre la cartellina e, sfogliando le carte, legge: Viva Gesù, viva Maria! Con il presente mio testamento olografo, da me scritto, datato e sottoscritto, intendo stabilire come di fatto stabilisco la mia volontà da avere effetto dopo la mia morte. Nomino ed istituisco mia erede universale la mia diletta sorella consolata De Lorenzo fu Demetrio. Leggo al signor Luigi Orione del fu Vittorio da Ponte Curone, provincia di Alessandria, il mio fondo in contrada Schiavone di Reggio Calabria, con casina e case coloniche ed accessori, da me acquistato con rogito in notarde Stefano del 3 maggio 1918 dal signor Gaetano Paolillo, e che ha per limiti, eccetera, eccetera. Leggo al medesimo altro mio fondicello agrumetato, sito nella marina di Melito Portosalvo, in contrada Manganelli, eccetera, eccetera. Al medesimo leggo pure il diritto al mutuo di favore del quale sono iniziate le pratiche all'Istituto Vittorio Emanuele. Sarebbero le pratiche per il risarcimento dei danni del terremoto, vero? Esattamente. Proventi che potete incassare voi direttamente. Si tratta di 3 case a Melito, diroccate dal terremoto e lasciatemi da mio padre. E continuando a leggere, diritto risultatevi dalla donazione, eccetera, eccetera. E qualora il signor Luigi Orione non volesse accettare, eccetera, eccetera, lascio i 2 fondi summenzionati alla mia carissima sorella consolata De Lorenzo fu Demetrio. Reggio Calabria, 17 maggio 1918. Seguono le firme. Ecco, Don Luigi, lo consegno a voi. Grazie per la fiducia, signor canonico. Ora, qualsiasi cosa mi possa succedere, sono tranquillo, perché ho affidato la mia opera in mani sante e solide, con la garanzia costituita dalla presenza di mia sorella consolata, che ha condiviso appieno la mia scelta ed il mio ideale. Metteremo l'opera sotto la protezione di Sant'Antonio da Padova, sorretta dalla pia carità dei Regini. Ora devo proprio andare, signor canonico. Pregherò per lei.